Grande successo ieri sera per i ragazzi della scuola media Florian Ini di Domodossola. Dopo un preconcerto di cattivo presagio a causa della pioggia che ha imposto l'interruzione delle prove, la performance delle classi ad indirizzo musicale ha preso il via con un pizzico di improvvisazione, sorretta però da una solida preparazione. Apertura affidata al coro delle classi prime dirette da Barbara Faustini, per poi dare spazio a ruota alle tre orchestre che si sono susseguite sul palcoscenico naturale della suggestiva Piazza Repubblica dell'Ossola. 12 classi per un totale di 250 ragazzi hanno messo a frutto il grande lavoro svolto durante l'anno scolastico sotto la direzione dei maestri Gabriele Oglina, Fabrizio Bionda, Luciano Maglio e Alessandro Dell'Aglio. Dopo le restrizioni date dall'emergenza pandemica, finalmente la musica ha ripreso ad esprimersi dal vivo e con essa i giovani, che hanno vissuto per la prima volta l'emozione di esibirsi di fronte a un pubblico molto numeroso e soprattutto in presenza. L'incantevole scenario offerto dalla vista del Palazzo di Città alle spalle dei ragazzi ha contribuito a restituire a tutti i presenti emozioni forti che hanno suggellato l'incontro tra la comunità scolastica e la cittadinanza. Ad introdurre la serata, Chiara Varesi, dirigente della scuola, e il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, che hanno portato l'attenzione sul valore sociale, educativo e culturale di questo atteso evento. I professori Lucio Meazza, infaticabile promotore della scuola, e Silvia Fantoli, coordinatrice dell'indirizzo musicale, hanno poi fatto gli onori di casa introducendo i gruppi musicali e i brani in programma. Al termine del concerto, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Giuseppina Motisi, giunta a Domodossola per la speciale occasione, ha salutato tutti i partecipanti, mettendo l'accento sulla bravura dei ragazzi e sul grande lavoro svolto con i loro insegnanti. Anche questa volta l'istituzione domese ha saputo imporsi all'attenzione della comunità per la sua progettualità e per l'alto livello del suo operato, che ne fa un fiore all'occhiello della realtà scolastica provinciale. We'll be right back.